Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Qualcuno lo abbiamo già portato, se volete chiedere sì. Direttamente. Qua c'è un allevatore di Sabaudia che si chiama Sandro Scavazza. Allora, Scavazza, in studio c'è anche un autorevole rappresentante della maggioranza. Lei può anche chiedere qualcosa direttamente, ma intanto insomma ci dica se è tutto pronto per la manifestazione di giovedì. Allora, la manifestazione di giovedì è praticamente pronta, stanno chiamando da tutte le parti d'Italia per far pervenire i pullman, d'accordo con la questura, anzi grazie alla questura, eccetera, eccetera. Sarà molto numerosa, ma non saremo solo agricoltori, ma bensì ci sarà molto tessuto sociale italiano. Scusi, Sandro, mi pare, giusto? Le chiedo sì, di aiutarmi sì. A capire, questa protesta è una protesta certo. Sì. Diciamo che mira ad ottenere delle risposte da chi? Dall'Europa o dal governo italiano? Perché diciamo questa è una delle questioni, no? Allora, le risposte sono chiaramente sì europee, ma soprattutto anche delle istituzioni italiane, perché le ultime regole, leggi le hanno fatte questo ultimo governo, ma attenzione, ma non è questione solo di questo governo o quell'altro, sono 30 anni che noi contadini non ci sentiamo rappresentati da nessun tipo, di sia personaggio politico ma soprattutto anche sindacale. E di conseguenza quindi andate lì a manifestare. Me la dice una cosa che lei vede possibile e che chiede a Foti? È il capogruppo di Fratelli d'Italia, che come lei saprà è il primo partito italiano ed è diciamo, il partito di maggioranza della maggioranza che ci governa. Ma lo potrebbe chiedere al suo ministro, ma io non capisco, ci sono tutti questi... tra virgolette contadini, agricoltori che stanno in mezzo alle piazze eccetera, chi va a incontrare suoi adepti, anzi iscritti al suo partito eccetera. Il ministro Lollobrigida ha manifestato incapacità di colloquiare con tutte le parti sociali, soprattutto noi. Foti avrebbe dovuto